batterie, nuovi scenari, competitività e tecnologia, le sfide del futuro. Questo è il titolo del 31esimo congresso nazionale di fonderia Assofond, che si è tenuto a Roma giovedì 4 e venerdì 5 ottobre 2012. Sul tavolo diversi i temi trattati durante la due giorni, dall'inquadramento e dall'analisi dello stato attuale in cui si trova il settore nazionale, alla delicata e spinosa questione energetica, dalle possibili iniziative per far ripartire il comparto anche in ottica internazionalizzazione, ai possibili nuovi scenari futuri. La situazione attuale è di calo improvviso della domanda dopo l'estate, che è generalizzata un po' in tutta Europa e anche in tutto il mondo. Questo rende meno preoccupante il calo, piuttosto che fosse localizzato solo in Italia o in Europa, perché è impossibile che l'economia mondiale e soprattutto l'assorbimento di getti di fonderia non possa riprendere, stante le condizioni di sviluppo asiatiche e dei paesi sudamericani. Il problema importante che noi dobbiamo affrontare in Italia è i fattori critici che rendono le nostre produzioni meno competitive delle produzioni di altri paesi per l'alto costo e l'alta incidenza dell'energia elettrica, la quale è gravata da oneri di sistema che non dovrebbero essere caricati sulle imprese che producono e che devono esportare. Quindi noi auspichiamo che questi oneri siano sempre più ridotti e che le nostre imprese possano misurarsi a parità di condizioni con i competitor europei e con i competitor di oltreoceano. Non pensiamo ai paesi asiatici, ma ci confrontiamo con gli Stati Uniti, per esempio, e con la Germania. Questi sono i nostri due benchmark di riferimento. L'articolo 39 è stato un successo, tra virgolette, parlamentare, nel senso che lo abbiamo inserito nel decreto sviluppo e prevede che si possa riformare tutto il sistema degli incentivi e dei sussidi per quanto riguarda le aziende cosiddette energivore. Sappiamo perfettamente che oggi servizi come l'interrompibilità o l'interconnector sono dedicati a coloro che hanno un grande consumo di energia. Questo comporta che ne possono beneficiare poche grandi aziende rispetto alla platea più vasta, come può essere quella delle fonderie, che hanno un'incidenza di energia molto forte, ma non hanno una quantità di megawatt così grande come è la soglia dei 40 megawatt. Quindi la soluzione deve essere, e su questo lavoriamo con il governo, perché si valuti l'incidenza di energia per l'unità di prodotto, che vuol dire non tanto che io ho un consumo di energia per numero di megawatt molto grande, ma quanto incide il costo di energia sulla mia produzione. Questo può essere veramente una rivoluzione anche per le medie imprese, per le imprese della fonderia. Anche oggi si è evidenziato, diciamo, che uno dei fattori critici per lo sviluppo non solo del settore manifatturiero, ma in particolare anche proprio nel settore delle fonderie, è il costo dell'energia. Il costo dell'energia che negli ultimi anni, soprattutto a causa delle componenti fiscali e parafiscali, ha assunto delle condizioni che per il mondo delle fonderie italiane è diventato spropositato e ingestibile. Oggi, diciamo, una fonderia media negli ultimi 18 mesi è stata costretta a pagare quasi tre volte, diciamo, l'onere della componente parafiscale, tutto, diciamo, figlio, diciamo, di una politica in particolare sul rinnovabile, che ha preferito puntare più sulla speculazione e sulla rendita piuttosto che su un investimento di lungo termine. E questo oggi è uno degli aspetti di maggiore allarme che il sistema Confindustria ha e che intendiamo correggere, diciamo, anche grazie allo sforzo che abbiamo fatto per far introdurre in Italia, diciamo, una direttiva europea in cui ridefinisce il ruolo dell'impresa ad alta intensità energetica. Ecco, questo è uno sforzo che da qui a fine anno dovremo fare nei decreti applicativi e ci aspettiamo, come dire, di avvicinarci all'Europa con un sistema che sia più lineare e più garantista per tutti. I rischi sono evidenti, diciamo, in un sistema che oggi perde competitività, è arrivato ai limiti minimi di redditività e che quindi, come dire, rischia di scomparire assieme ad altri pezzi dell'industria italiana che stanno soffrendo in maniera significativa, come dire, a causa del costo dell'energia. Questo è ben presente a Confindustria, a questa Confindustria, al Presidente Squinzi, a me in particolare, e insomma ci auguriamo che invece, tramite la nostra pressione, si arrivi
a ridefinire un quadro più bilanciato. Frank Cazzenave, direttore marketing strategico e innovazione della Bosch, ha evidenziato come la ricerca e lo sviluppo stiano andando sempre di più verso una riduzione dell'impatto ambientale, ovvero verso una riduzione dei pesi e dei volumi delle autovetture. Trend confermato anche dalla Renault, che spiega Cazzenave entro il 2020 vedrà l'intero parco auto trasformarsi in vetture ibride. Per quello che riguarda il consumo e la riduzione delle emissioni di CO2. In tutto il mondo c'è questo trend. Negli Stati Uniti sono appena usciti delle normative che vanno fino al 2025 con obiettivi molto aggressivi. In Europa c'è la normativa Euro 6 che comincerà nel 2014 e poi ci sarà anche nel 2020 la normativa Euro 7 con un obiettivo di 90 grammi di CO2 al chilometro e anche con un nuovo ciclo detto WLTP. E poi anche in Cina stanno seguendo il trend dell'Europa. Cosa significa? Vuol dire un peso ridotto delle vetture. La 208 pesa 100 kg in meno rispetto alla 207. La nuova Clio, la Clio 4, pesa 100 kg di meno rispetto alla Clio 3. E vedremo questo trend rafforzarsi nei prossimi anni. Come hanno fatto per ridurre le case automobilistiche Renault, PSA, per ridurre il peso? Hanno lavorato molto sui pannelli, sulle porte, sul cruscotto e anche sui sedili. Lì hanno fatto veramente degli sforzi molto importanti con i fornitori, ma anche provano a introdurre l'alluminio al posto della ghisa in certi casi o usando diversi acciai. Per esempio, utilizzando un acciaio di alta elasticità. E dunque, forse il peso andrà un po' ridotto dell'acciaio su una vettura, però la qualità dell'acciaio o la tecnicità per realizzare questo acciaio sarà più elevato di un acciaio normale. Dunque, forse a livello del valore aggiunto, sarà forse più o meno equivalente domani nel 2020 rispetto ad oggi. È soltanto il peso e la qualità dell'acciaio che potrebbe cambiare parzialmente. Giacomo Bottone, amministratore delegato della Caterpillar MacTrek, vede nell'export l'unica via d'uscita per la competitività delle aziende italiane. Con l'Europa che dovrà necessariamente concentrarsi sui paesi emergenti ed in particolare quelli della fascia nordafricana. Sicuramente l'Europa può giocare un ruolo fondamentale, quindi tra le nostre strategie è quello di servire il mercato dell'Africa e Medio Oriente anche dall'Europa. Su certi livelli e tipi di macchine useremo la Cina come elemento di entrata su questi mercati, perché la Cina ci permette di dare delle macchine con delle specifiche più basse, adeguate a questi mercati. Sul mercato miniere l'Europa ha sicuramente un ruolo. Lo stesso per la Russia, dove è difficile creare ed entrare in modo articolato per le problematiche governative, tutte le difficoltà che ci sono a creare delle infrastrutture e delle aziende all'interno del mercato russo.